A proposito di dimore, a Roma però ci sono anche non troppo visibili tesori enormi. Vendesi villa con Caravaggio. Sembrerebbe uno scherzo, ma l'annuncio esiste ed è stato inviato per mail a 20.000 indirizzi tra gli uomini più facoltosi del pianeta e a esclusive agenzie immobiliari. Il 19 gennaio si aprirà l'asta telematica per la vendita del Casino dell'Aurora a Roma, quel che resta dell'originale Villa Ludovisi, considerata nella prima metà del Seicento una delle meraviglie del mondo. L'ingresso su via Lombardia, a due passi da via Veneto, non fa pensare che all'interno possa esserci qualcosa di unico. 2.800 metri quadri di superficie inestimabili, soprattutto per le opere che custodiscono. Questo è l'unico affresco, per l'esattezza un dipinto ad olio su muro, realizzato dal Caravaggio. Rappresenta Giove, Nettuno e Plutone, dominatori del cielo, del mare e del sottosuolo. Nei grandi saloni risplendono anche due magnifici affreschi del Guercino, l'Aurora al piano terreno e la Fama al piano superiore. Uno scrigno di bellezze appartenuto al principe Nicolò Boncompagni Ludovisi, morto nel 2018, è divenuto oggetto di uno scontro ereditario fino alla decisione del tribunale di mettere all'incanto il bene, valore stimato 471 milioni di euro, 353 milioni l'offerta minima. È già stata ribattezzata l'asta del secolo perché il futuro acquirente dovrà essere pronto a rilanci di milioni di euro. Se ci sarà un'offerta accettabile, potrà entrare in gioco lo Stato, che ha diritto di prelazione, poiché l'immobile è vincolato come bene di rilevanza storica, e acquistarlo allo stesso prezzo. Nelle scorse settimane sarebbe venuto in visita a Roma l'emissario di un noto emiro, pronto a tutto pur di aggiudicarsi il lotto, e questo tesoro potrebbe davvero finire in mani straniere. È un monumento che non dovrebbe mancare allo Stato. Lo Stato dovrebbe comprare quel monumento con questi capolavori assoluti di Caravaggio e di Guercino. Spero che il ministro Franceschini e Draghi, nonostante tutti i problemi di limitazione dei fondi, non perdano questa occasione. Un privato potrebbe avere lì il suo paradiso.